essere un monito anche per chi sta sopra di noi e quindi può e deve avere e deve sentire la responsabilità di interventi più immediati. Non possiamo andare avanti così, questa è una strada importante, vitale. Noi di Maratea, che abbiamo vissuto in questi anni il maggior numero di giorni di chiusura, sappiamo quanto costa singolarmente, come attività, la chiusura di questa strada. Diciamo che oggi vi è una coscienza più forte che va oltre il confine di Maratea e riguarda tutto il territorio del Golfo di Policastro. Questa è una strada importante e vitale per tutti. Nessuno può accampare, come dire, una bandierina e dire io sono più importante dell'altro. Siamo tutti accomunati in un solo destino, per dirla in parole che possono sembrare retoriche ma che poi rappresentano la verità. Siamo tutti accomunati in un solo destino. Ho questo territorio che vanta una costa bellissima, un mare splendido, nel quale al di là di qualche carenza però le cose in una qualche maniera funzionano, pure perché bisogna dirle, perché non possiamo continuare a piangere sempre, a lamentarci anche di cose che forse non è giusto lamentarsi in continuazione. Beh, siamo in un territorio in cui tutti dobbiamo produrre uno sforzo unitario, unitario. Ecco perché io mi permetto di dire che forse è arrivato il momento di mettere la sordina a qualche polemica. Io so quanto siamo incazzati, mi si passi il termine, lo so, però bisogna avere nella vita la forza, la capacità a un certo punto di dire bene, lasciamoci alle spalle quel che è stato, anche possibili errori, sappiamo ne trarre insegnamento ma cerchiamo di guardare avanti. Noi riteniamo, io ritengo da sindaco di Maratea, e quindi penso di condividere un po' il pensiero dei colleghi sindaci, a partire dalla signora Meduri che qui stamattina è in rappresentanza del sindaco di Sapri, ma anche degli altri sindaci che vedo e che sono qui in rappresentanza non solo della Basilicata e della Campania ma anche della Calabria, che forse vive un po' meno il disagio di una situazione di questo tipo, ma siccome la statale 18 attraverso tre regioni, ho trovato giusto e mi ha fatto piacere che stamattina fosse qui anche un rappresentante dell'amministrazione comunale di Tortora. Dobbiamo metterci intorno a un tavolo, penso e spero che si possa fare presto, per richiamare a nostra volta a responsabilità i presidenti delle giunte regionali di Calabria, Basilicata e Campania, perché deve finire questo stiticidio. Guardate, 180.000 euro sono stati alla fine trovati, come in precedenza in altre situazioni sono stati trovati altri contributi, poi alla fine la strada si è riaperta, ma il problema qual è? Che dopo un po' la strada si è richiusa ancora. Allora bisogna che ci sia un progetto unitario di messa in definitiva, di messa in sicurezza di questa statale una volta per tutte, ed è chiaro ed evidente che non bastano 180.000 euro per un progetto del genere, però qui deve stare la nostra forza, di amministrazioni locali, delle associazioni, dei sindacati, di tutti, perché queste regioni trovino la forza anche finanziaria ed economica, pur in un momento di grande difficoltà, perché questa strada va messa in sicurezza, perché non ne possiamo più, lo diciamo senza gridare, senza usare paroloni, lo diciamo dal profondo del cuore, perché effettivamente non ne possiamo più. E allora a noi sindaci, cari colleghi e cari amici, io vi saluto ancora e vi ringrazio per essere qui stamattina, dobbiamo vederci presto, perché unitariamente, in maniera unitaria, ripeto, dobbiamo far arrivare ai nostri presidenti di giunta regionale un appello perché si faccia presto. Io posso dire, perché da sindaco di Maratea ho qualche notizia che riguarda il nostro tratto di strada, che siamo in Basilicata, a Maratea, credo che tutti sappiano, in Maratea di certamente lo sanno, c'è stato un ampio dibattito su come mettere in sicurezza la statale 18 rispetto a delle situazioni gravi
di idrogeologiche, insomma, io per esempio che immaginavo un altro percorso ho dovuto fare un passo indietro, perché rispetto alla sicurezza delle persone non c'è, come dire, altro regolamento che possa essere prioritario. Quindi siamo un po' avanti, però questo, la vicenda che oggi colpisce il versante campano, cosa significa, cosa sta a dimostrare? Che se anche in Basilicata noi spentiamo una cifra di una certa entità, il problema non l'abbiamo sostanzialmente risolto o non lo abbiamo risolto completamente, perché basta uno smottamento su questo versante e la strada continua ad essere chiusa, quindi con tutte le ripercussioni possibili e immaginabili che viviamo tutti i giorni e che sono state qui ricordate, perché viene ad essere inviciato, intaccato il sistema dei trasporti, il sistema della scuola, il sistema delle relazioni, il sistema del commercio, dell'imprenditoria, tutto viene messo in crisi. Quindi non ci possiamo più consentire che da una parte ci si metta in sicurezza e dall'altra no. Dobbiamo produrre uno sforzo comune, qui finisco, perché questa statale 18 sia una volta per tutte messa in sicurezza. E questa generazione che stamattina è qui, se questo riuscirà a fare, potrà onestamente scrivere un punto a suo favore nella storia di questa comunità. Abbiamo risolto finalmente un problema, ma questo presuppone impegno. Presuppone anche la possibilità di scontare qualche amarezza e qualche delusione, ma dobbiamo essere più forti delle amarezze e delle delusioni e unitariamente dobbiamo procedere per raggiungere questo grande obiettivo. Grazie. Passo la parola all'assessore alle politiche sociali, Pierangela Meduri. Benvenuti a Sapri, benvenuti agli amici di Maratea, di Acquafredda, di Cersuta, benvenuti ai sindaci del Golfo di Policastro, dell'Alta Calabria e della Basilicata. Io vi porto i saluti dell'amministrazione che stamattina è mio onore di rappresentare e naturalmente sono portavoce anche dei sindaci del Golfo di Policastro che hanno voluto quest'oggi portare la loro testimonianza e la loro vicinanza alla problematica che ormai ci sta attanagliando da tanto tempo. Ha ragione il sindaco di Maratea, non è tempo di polemiche, però qualche cosina la dobbiamo chiarire, altrimenti rischiamo di far passare delle informazioni non proprio esatte. Ed è mio dovere farlo, lo faccio io perché ho seguito dall'inizio la problematica e mi sono portata sia su Sapri che sulle sedi competenti che sono state quelle della Prefettura di Salerno, della Provincia di Salerno e della Regione Campania, del Genio Civile, della Protezione Civile della Regione Campania, sono state queste le tappe che io ho percorso nell'arco degli ultimi mesi frequentemente. Il problema è molto più complesso di quello che può apparire. È un problema, è vero, che si ripete da anni, ma vi posso assicurare che questa volta ha dimensioni diverse dalle volte precedenti. È vero, in conferenza stampa, così come è stato più volte detto, confermato in televisione, qui sul palco, in conferenza stampa ho dichiarato che nella settimana successiva ci sarebbe stata sicuramente la consegna dei lavori e abbiamo convocato subito un tavolo tecnico al quale abbiamo invitato anche i vostri interlocutori, l'associazione di Acquafredda, non staremo qui a guardare, e in quella sede, quindi ad un tavolo tecnico alla presenza dei rappresentanti della vostra associazione, sono emersi problemi diversi rispetto a quelli che si immaginavano in precedenza. Un intervento così corposo, così forte, così importante, ma soprattutto così delicato, non poteva bastare per un intervento del genere che va a preamplificarsi ogni giorno di più. Più passa il tempo e più la situazione diventa difficile da poter gestire, non potevano bastare più i 40.000 euro iniziali. Ed ecco che a quel tavolo, e Pompeo era con me a quel tavolo, ed ecco che da quel tavolo ci siamo spostati in prefettura, dove Sua Eccellenza è davanti a tutte le massime autorità di riferimento ha dato la sua disponibilità a far sì che presso la Regione Campania il grido fosse forte per riuscire ad avere più spazio economico per la risoluzione del problema. Una cosa che mi dispiace è che tutto ciò che è accaduto, ma l'iter stesso, ma la gravità stessa della situazione sulla Statale 18 non è stata fatta veicolare. Non è stata fatta veicolare ai cittadini di Acquafredda, di Maratea, di Sapri.
Voi dovete pensare che solo ieri, quindi a cantiere quasi aperto, mi è arrivata una telefonata da una vostra concittadina di Acquafredda chiedendomi se fosse possibile far chiudere una sola corsia per consentirne il passaggio almeno pedonale. Quella è una strada ad altissimo rischio. Le barriere, diciamocelo chiaramente, non sono state posizionate per non farvi arrivare qui. Noi stamattina qui non aspettavamo 300 persone, ma ne aspettavamo 3.000 da Acquafredda e da Maratea. Brava. Le barriere sono state messe per porre quella costa in assoluta protezione. Ci sono decine e decine di pietre che sono in continuo movimento. Passare a piedi per quel tratto è assolutamente pericoloso. E noi, così come l'ANAS ha dovuto interdire la strada, noi abbiamo interdetto lo spazio al di sotto, quindi di Apprezza Milasino, e qui lo voglio dire, ma faremo anche dei comunicati per avvisare con forza, con veemenza la popolazione a non andare a piedi, perché la situazione è davvero delicatissima. E allora perché le persone che hanno lavorato allo stesso tavolo non sono state portavoci della difficoltà della risoluzione di un problema? Che poi rimane una soluzione tampone. 180.000 euro rappresentano una soluzione tampone. A quel tavolo, signora, abbiamo parlato di Pascolo, intorno a quel tavolo c'erano tutte le massime autorità di questa zona, politiche e militari, per cui ad un tavolo istituzionale tecnico, ad una conferenza di servizi, così si chiama, ognuno dei riferimenti si è assunto le proprie responsabilità e si è messo a disposizione della Regione Campania e della Prefettura per poter far sì che l'intervento che si è iniziato nella giornata di ieri avvenga in assoluta sicurezza per la popolazione nei tempi possibilmente utilmente ristretti, ma non meno di 45 giorni, e che diventi poi questa, dia la possibilità subito dopo di poter riaprire la strada. Questi sono i tempi, ci piace, non ci piace, non siamo d'accordo, bugie non ne possiamo dire, questa è la realtà. Ma io vi lancio ancora una proposta: con il vostro sindaco, con il sindaco di Maratea, abbiamo immaginato di aprire un tavolo comune, ve l'ho appena annunciato, un tavolo comune intorno al quale far convogliare le tre regioni, la Campania, la Basilicata e la Calabria, perché vedete amici, c'è un problema di base che non dobbiamo perdere di vista. Forte, istituzionale, dove si può andare a risolvere in modo netto e definitivo questa problematica, non è né quello del comune di Maratea e né quello del comune di Sapri, ma insieme a voi, alle vostre associazioni, ai vostri sindaci, ai sindaci di questa realtà, ci dobbiamo portare lì dove davvero ci può essere la possibilità di veder finanziato un intervento serio e risolutivo. Risolutivo, che sicuramente non è rappresentato da 180.000 euro che ci garantiranno solo di poter riaprire la strada, di avere il Giro d'Italia, perché se Dio vuole ci sarà, e di poter far dare di nuovo ossigeno alle numerosissime attività.